coreografia, cioè il modulo con cui farà giocare la squadra e se questo modulo sarà ovviamente adattato all'organico che lei avrà in mano. Allora, il modulo per me è una cosa importante, ma non importantissima, ma sono i principi che sono la cosa importante. È logico che ho un'idea, mi sono fatto un'idea, però durante il ritiro verificherò bene i giocatori che ci sono e che arriveranno, perché, ripeto, per me è importante il fuoco che mette in campo un giocatore. Si possono essere bravi tatticamente, si può essere bravi tecnicamente, si può essere bravissimi in queste cose, ma se non c'è il fuoco dentro non si raggiungono gli obiettivi. Quindi andremo a cercare giocatori che abbiano questa dote, sicuramente, perché se non ce l'hanno non possono giocare per la mia squadra, per la San Benedettina. E quindi questo sicuramente. Se andiamo un po' più nello specifico, abbiamo fatto le analisi sulla la passata stagione della San Benedettese e c'è stato qualche gol in più preso con la difesa 3, un po' meno con la difesa 4, ma ho capito anche i motivi e quindi io andrò con la difesa 3 perché sono convinto che si possa fare molto bene, ci possa essere equilibrio, si possa iniziare a creare la superiorità numerica da dietro con la difesa 3. Poi il resto della squadra non ve lo dico perché devo prima valutare tutto, i giocatori che arriveranno, però l'idea in testa ce l'ho, abbastanza chiara, però non sono uno che si fossilizza su modulo tattico, anche perché durante la partita c'è un modulo in fase di possesso, c'è un modulo in fase di non possesso e di conseguenza i numeri sono numeri. La cosa importante è quello che ho Senta, detto le prima. sue idee di calcio sono dettate dall'esperienza che lei ha vissuto dal campo e quindi per ogni allenatore che le avrà dato qualcosa o già addirittura dalla sua esperienza che ha vissuto in Scozia come vice allenatore per 2 stagioni? O Allora, sarà un mix di tutto? è successo che 10 anni fa ho incontrato un allenatore sulla mia strada, più o meno 10 anni fa, un allenatore sulla mia strada che io scendevo in campo e potevo chiudere gli occhi e sapevo cosa dovevo fare, con la palla e senza palla. Quell'allenatore mi ha illuminato e ho detto io quando farò l'allenatore, perché farò l'allenatore, farò questo. Okay? Poi durante la strada ne ho incontrato un altro molto bravo. E mi ha dato altre idee veramente interessanti. È logico che bisogna imparare dai migliori, bisogna imparare da qualcuno. Cioè io se mi chiedete se guardo Guardiola come gioco, certo che lo guardo. Questo non significa che devo imitarlo, ma devo cercare di prendere i migliori aspetti da tutti i migliori. Non si va a cercare di migliorare guardando i peggiori. Di conseguenza le mie idee me le sono fatte e adesso sta solo metterle in pratica. Normale, ma questo il tempo dirà se sarò bravo o no a mettere in pratica queste cose. Chi sarebbe almeno uno dei due allenatori? Ma era già scritto sui Gasperini? giornali in questa sì, dai, Gasperini? Gasperini non è questo. L'altro? Vabbè, no, non si può dire. No, una domanda, volevo fare anche per Paolo Flamini, una domanda sul modulo, poi già stata fatta, però da come la sento parlare, in questi momenti mi sembra una persona molto determinata. È una sua caratteristica. Sì, ripeto, l'ho già detto prima, per me è un'occasione importantissima. Sono carico come una molla, voi non potete saperlo. Però Dovete saperlo. si percepisce Percepisce, questo. sì, mi fa piacere se percepisce. Però, scusi se glielo dico, io voglio che lo percepisca la mia squadra, perché loro scenderanno in campo e come mi ha detto prima, dobbiamo essere un tutt'uno. Noi, staff, dirigenza, presidenza, squadra, tifosi, se noi riusciamo a fare un tutt'uno e questa carica che lei vede, riusciamo a mettere tutti assieme, possiamo fare buone cose. E al di là del vincere e perdere le partite, ma voi dovrete vedere una squadra che lotta, che sputa sangue, che arriva a fine partita e sono stremati. Questo lo voglio vedere io e voglio che lo vediate anche voi. Okay? Questa è la cosa sicura. Poi il calcio è fatto di mille cose, mille situazioni, un po' di fortuna, c'è di tutto nel calcio, c'è di tutto.
però questa cosa io ci tengo e sarà fondamentale dal primo giorno che incontrerò il giocatore per iniziare. Una delle